Onorevole Di Maio, dalla mezzanotte scattata poche ore fa, la Grecia è in default con il Fondo Monetario Internazionale, il primo passo di una settimana che condurrà al referendum sul Grexit. Voi, 5 Stelle, domenica sarete ad Atene, ci dica perché. Appoggiare un'iniziativa che non ha precedenti nella storia, se non quando si è entrati nell'euro e alcuni paesi europei decisero di sottoporlo al referendum. Oggi noi vogliamo manifestare tutto il nostro apprezzamento per il popolo greco che ha deciso di fare un referendum su un tema così importante che è quello dei prestiti derivanti dalla Troica e gli equilibri legati alla Troica. Io non sono un appassionato dei sondaggi, né del sì e né del no. Io credo che sia già un grande atto rivoluzionario il fatto che in Grecia si sia fatto un referendum per decidere se accettare delle riforme lacrime e sangue imposte dal Fondo Monetario Internazionale, l'Unione Europea e la BCE. In questo momento ai greci la Troica chiede esattamente quello che noi abbiamo approvato in Parlamento con il governo Monti nel 2011 senza che ci venisse chiesto niente. Gli chiedono una riforma Fornero, gli chiedono un Jobs Act e gli chiedono un aumento dell'IVA sui consumi. Quindi noi non possiamo che ammirare un governo che, non avendo scritto nel programma elettorale che avrebbe fatto la riforma Fornero, il Jobs Act o l'aumento dell'IVA, lo chiede ai propri concittadini. Quale sarà l'esito? Lo decideranno i cittadini greci. Di Maio, dite che a prescindere dall'esito del referendum ad Atene si celebrerà la vittoria della democrazia. Ciò non toglie che voi tifiate no, ossia l'uscita della Grecia dalla moneta unica. No, in realtà io non credo che questo sia un approccio giusto. Noi in questo momento diciamo no, che significa che non si accettano delle condizioni che metteranno ancora più in ginocchio il popolo greco. Sulla scheda del referendum non c'è scritto vuoi restare nell'euro o non vuoi restare, anche se noi in Italia siamo i promotori del referendum sull'euro. Lì semplicemente si tratta del fatto che il governo greco è andato a un tavolo di contrattazione europeo in cui da una parte ci sono gente che prestano soldi alla Grecia in cambio di nuove leggi che sicuramente incideranno sulla qualità e sul benessere della vita dei greci. Quando un presidente del Consiglio chiede ai suoi concittadini cosa deve fare, è sempre apprezzabile. Tsipras, Podemos e Movimento 5 Stelle, cosa vi lega e cosa vi diversifica? A Tsipras sono ancora perdonato di aver dato il suo simbolo in Italia ad uno come Vendola che ci ha portato nell'euro con il governo Prodi. Non lo dimentichiamo mai. Podemos li conosco molto poco, ma in ogni caso portano con loro una grande ondata di voglia di innovare dei cittadini nella politica spagnola. Ci sono cose che ci accomunano e parliamo soprattutto della genesi, quindi gruppi territoriali che nascono intorno ai problemi. Ricordiamoci che quelli di Tsipras andavano a ricollegare i contatori elettrici dopo che lo Stato li tagliava alle famiglie meno abbienti. Podemos nasce dagli indignados e quindi dalle reazioni a indegne azioni della politica spagnola. Noi nasciamo intorno al VTI, che è un'iniziativa fatta l'8 settembre 2007 in cui si raccoglievano le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che chiedeva al Parlamento di approvare una legge che non facesse più entrare i condannati in Parlamento, mettesse un massimo di mandati ai politici, così la smettiamo con i politici a vita, e restituisse le preferenze nella legge elettorale. Quello che non ci accomuna probabilmente è la volontà di fare alleanze, ma non è una questione di pregiudizio verso di loro, ma siamo ben consapevoli che l'Italia non è né la Spagna né la Grecia. Evidentemente che in Spagna che in Grecia ci sono forze politiche più sane, qui in Italia io quelli che vedo oltre al Movimento 5 Stelle sono quelli che hanno governato fino all'altro ieri e a cui non ho mai perdonato di aver votato la riforma Fornero o di aver messo nella Costituzione una norma come quella dell'articolo 81 che è l'equilibrio di bilancio che ogni anno costringe questo paese a tirare la cinghia per sanare dei debiti, per sanare dei parametri imposti dall'Unione Europea. Un dato su tutti importante è che da oggi la Grecia è in default, ma non è successo niente. In sostanza il default è un termine tecnico che si sono inventati in Grecia. Ora la Grecia in questo momento sta decidendo se accettare quei finanziamenti oppure andare avanti per un'altra strada. E l'immigrazione è un tema che sembra decisivo fra successo e sconfitta dei vari schieramenti politici, soprattutto dopo le vicende delle ultime settimane. La soluzione che propone il Movimento 5 Stelle qual è? Vi ha soddisfatti l'arrabbiatura di Renzi all'Eurogruppo la scorsa settimana?
No, ma lì è tutta una pagliacciata. Renzi si arrabbia per comunicato stampa, ma basta la testa davanti alla Merkel e a Hollande. Io quello che vi posso dire è che noi ci stiamo battendo qui in Italia per modificare il regolamento di Dublino. Non so se tutti lo sanno, ma c'è un trattato firmato da Lega e Forza Italia e approvato anche dal PD che sostanzialmente dice che tutti gli immigrati che mettono piede sul suolo italiano sono un problema dello Stato italiano. Quindi significa che tutte le persone disperate che approdano sulle nostre coste, noi dobbiamo sobbarcarci le loro esigenze, ma soprattutto gestire tutte le pratiche di eventuale rimpatrio o no. In questo momento, secondo l'agenzia Frontex, in Italia stanno per arrivare 500.000 migranti, che significa che sta arrivando quasi una regione italiana come il Molise. Rispetto a questo, noi vogliamo modificare questo regolamento e dire che se arrivano 100 migranti sulle coste italiane, 96 se li distribuiscono gli altri paesi dell'Unione Europea e tre li teniamo noi. Noi saremo in grado di gestire quei tre con la pubblica amministrazione che abbiamo, ma non tutti a 100. Come si fa? Noi stiamo proponendo un'alleanza tra i paesi del sud e est Europa, i paesi che si trovano alla frontiera dell'Europa, che tutti i santi giorni hanno sbarchi di migranti o approdo di immigrati attraverso, per esempio, gli aeroporti. Molte volte ci sono aerei che fanno scalo a Roma, ci sono persone non autorizzate ad entrare nel territorio italiano che scappano dagli aeroporti e diventano clandestini. Tutti questi paesi come l'Ungheria, la Spagna, la Grecia e l'Italia devono coalizzarsi, andare in Europa, nelle sedi dell'Unione Europea e dire se voi non modificate il regolamento di Dublino, noi non trasferiremo più i 9 miliardi di euro che per esempio trasferisce l'Italia ogni anno per pagare anche le poltrone agli euroburocrati, non li trasferiremo più e evidentemente quei soldi ci serviranno per gestire le emergenze. Ma attualmente noi diamo soldi all'Europa perché siamo nell'Unione Europea e allo stesso tempo l'Unione Europea se ne infischia, addirittura la Francia chiude le frontiere. E Di Maio, Roma, anzi Marino, è sotto assedio. Per il suo futuro sarà decisiva la relazione del prefetto Gabrielli, oppure a suo parere il sindaco deve comunque fare un passo indietro. E poi Di Battista è invocato a gran voce dalla piazza, ma c'è un veto grillino a causa di un mandato parlamentare non ancora terminato. Non sarà il caso di chiudere un occhio per puntare alla guida della capitale? Per l'Italia è il paese in cui si è sempre chiuso un occhio e vedete in che condizioni siamo. Siamo l'unica forza politica che un occhio non lo chiude mai. Abbiamo delle regole, se i cittadini ci eleggono in un'assise, se ci eleggono in Parlamento, non possiamo andare a fare i sindaci saltando da una poltrona all'altra. Qui ci sono politici che in 3 anni cambiano 3 poltrone differenti. E qual è il mandato elettorale che abbiamo avuto allora? Se siamo stati eletti con un programma, poi lo cambiamo, ma ce ne andiamo in un'altra istituzione, poi in un'altra istituzione. Non è un atteggiamento serio, Alessandro è una persona validissima e lui stesso ha escluso di potersi candidare. Quanto a Marino, io conoscevo e ho sentito i cittadini romani prima dello scandalo di Masa Capitale e già lo detestavano perché è una persona incapace di amministrare una città come Roma. Figuriamoci dopo lo scandalo Masa Capitale, ma se fossimo in Australia si sarebbe già dimesso un sindaco dopo scandali del genere. Gli hanno arrestato mezza giunta, gli hanno indagato mezzo consiglio comunale e lui continua a voler governare una città pur sapendo che il suo partito non è in grado di dividere i buoni dai cattivi, non è in grado di individuare coloro che non sono persone corrette nell'amministrazione. Quindi il loro partito, il Partito Democratico e il sindaco Marino non sono delle persone in grado di poter amministrare serenamente questa città. Pensate che subito dopo lo scandalo di Mafia Capitale hanno fatto una conferenza stampa con gli esponenti di partito che loro consideravano onesti, puliti, come Tassone, che è il presidente della municipalità di Ostia, e poi gliel'hanno arrestato dopo pochi mesi. Quindi non sono in grado di capire chi è coinvolto e chi meno. E giusto per ricordarlo, questo è l'ennesimo scandalo che nasce in seguito allo sfruttamento del fenomeno dell'immigrazione. Prima abbiamo parlato del regolamento di Dublino, ma ricordiamoci sempre che l'immigrazione, i problemi dell'immigrazione si risolvono se la smettiamo di sfruttare i territori del Nord Africa o dell'Africa subsahariana, traendo risorse, alimentando guerre e esportando armi. L'Italia è il primo paese esportatore di armi verso l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è il primo paese bancomat del terrorismo dell'ISIS. Quindi capiamo bene che è un gatto che si morde la coda, affama la bestia, il terrorismo finisce, la si smette di alimentare instabilità in quelle regioni dell'Africa e quindi l'immigrazione si ferma. Di Maio, dal Lazio andiamo nella sua Campania, dove intanto nessuno governa, vista la sospensione di De Luca. Perché secondo lei Renzi ha deciso di andare incontro a questo impasse già potendolo prevedere?
Io posso capire che all'estero siano delle situazioni incomprensibili, qui invece purtroppo sono diventate la triste normalità. L'unico che non è coinvolto in questi giochi di potere è il Movimento 5 Stelle. Per il resto abbiamo in Campania un presidente del Consiglio dei Ministri, che è Matteo Renzi, che ha deciso di candidare in quanto segretario del PD Vincenzo De Luca, che è un condannato in primo grado per abuso d'ufficio. Questa persona ha deciso di candidarsi alla presidenza della regione nonostante la legge Severino, che è una legge anticorruzione italiana, non gli consenta di fare il presidente. Lei dice perché a tutti i costi ha deciso di candidarlo? Perché sappiamo bene che Vincenzo De Luca ha sostenuto Matteo Renzi alle primarie del Partito Democratico, quello che l'hanno incoronato segretario, e lui doveva ricambiare il favore. Funziona così purtroppo in queste pessime dinamiche di partito. Che cosa abbiamo ottenuto? Che oggi la regione Campania non ha un presidente, non ha un consiglio regionale, i palazzi istituzionali non hanno più i vertici politici, perché secondo la legge Vincenzo De Luca non può fare il presidente, ma il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e la maggioranza del PD non si arrendono e vogliono a tutti i costi governare quella regione. Io personalmente credo che si debba andare a nuove elezioni e liberare il popolo campano da questa cappa di politici che utilizzano le istituzioni come bancomat o come casa loro. Questa gente è convinta che il Consiglio regionale, il Palazzo della Regione, sia un affare loro. E nel 2016, salvo sorprese, il primo vero appuntamento politico con le elezioni a Milano, dove però voi grillini siete poco presenti. Come mai? No, non siamo poco presenti. Noi ci siamo candidati al Comune di Milano 5 anni fa, quando il movimento era all'1% e abbiamo preso il 3%. Quindi per allora fu un risultato incredibile, che ha eletto Mattia Calise come consigliere comunale e fu il primo consigliere comunale della storia del Comune di Milano a denunciare in consiglio comunale le corruttele di Expo 2015, quell'ex che poi dopo 4 anni sarebbe stato l'anno scorso al centro degli scandali di corruzione che hanno visto indagati un mucchio di persone legate alla politica e ai partiti. Noi siamo entrati lì dentro denunciando una cosa a cui nessuno voleva credere allora, poi abbiamo scoperto che anche le mafie erano entrate nell'affare di Expo ed è per questo che Expo il 1º maggio è stato inaugurato con solo il 20% delle strutture costruite. Per il resto l'organizzazione di Expo ha deciso di comprare con 1 milione di euro dei pannelli da mettere lì dove non sono riusciti a costruire le cose. Questo perché? Perché quando si gestisce una grande opera come Expo attraverso il commissariamento, che significa uomo solo al comando in deroga alle leggi, lì dentro si annida la corruzione. Noi adesso al Comune di Milano ci presentiamo dopo 5 anni di mandato in Consiglio Comunale, faremo le nostre procedure per decidere chi sarà il nostro candidato sindaco, ma saremo più forti di prima perché ci siamo guadagnati la credibilità sul campo, siamo stati gli unici a denunciare quello che poi è accaduto, mentre tutti gli altri partiti, inclusi la Lega Nord, sostengono quell'evento che io non ho niente contro l'evento, ma circa 18 miliardi di euro di soldi spesi delle tasse dei cittadini italiani sono andati in un'opera che è stata costruita solo al 20%, evidentemente l'altro 80% è andato in tangenti o in corruttele e questo non è accettabile. C'è una via d'uscita, la via d'uscita significa togliere il potere ai partiti che hanno causato questo disastro e gli unici a poter togliere il potere ai partiti che hanno causato questo disastro sono i cittadini italiani con lo strumento del voto. E Salvini ripete ormai a macchinetta che con Grillo parlerebbe volentieri, ma che il vostro leader si nega. Perché non cogliete l'invito al confronto dal leader del Carroccio? Come replicate all'accusa di votare sempre un po' troppo a sinistra? No, noi non votiamo un po' troppo a sinistra, anzi quelli di sinistra ci accusano di essere troppo di destra, quelli di destra ci accusano di essere troppo di sinistra. In realtà non è più un problema legato a destra e sinistra in Italia, ci sono una decina almeno di cose da fare in questo paese che nessuno ha mai fatto perché lucrava sui problemi che si erano creati in questi anni. Parliamo dell'immigrazione, parliamo dei problemi legati alla corruzione, tutti quanti lucravano sul fenomeno migratorio. Tamaroni, che era ministro dell'interno del governo Berlusconi, che stanziava 20 milioni di euro per i campi Rom, che poi finivano nelle tasche di cooperative di destra e di sinistra,
finivano nelle tasche di organizzazioni mafiose. Io di Salvini ho questa immagine, l'esponente di un partito che fino a 4 anni fa intascava i rimborsi elettorali dei cittadini, comprava dei diamanti che portava in Tanzania, facevano affari con i soldi dei cittadini in maniera illecita. Rispetto a questo noi non abbiamo niente da dirci. Qui in Italia per sopravvivere devi fare una linea in politica e dire quelli che c'erano prima e quelli che ci sono dopo. Salvini è uno che fa politica dal 94, è responsabile come tutti gli altri del disastro in cui viviamo in questo paese e non credo che possa essere un interlocutore credibile, perché ora può dire quello che vuole, ma quando ha avuto l'opportunità di governare, e la Lega è il partito in Italia che ha governato di più di tutti quanti gli altri, 9 anni, non ha risolto i problemi, anzi li ha creati, e adesso una toppa ce la dobbiamo mettere noi. E Di Maio, un'altra accusa che vi si muove è quella di essere il partito, anzi il movimento del no. Per voi parlamentari non è frustrante? È frustrante perché abbiamo anche un sistema di comunicazione dei media che sono tra gli ultimi in Italia per libertà di stampa e ci additano questa cosa quando sanno benissimo che non è vero. Noi da quando siamo entrati in Parlamento abbiamo votato un mucchio di volte provvedimenti delle altre forze politiche perché credevamo che fossero giusti. Non posso dire la stessa cosa delle altre forze politiche che non hanno mai votato niente di nostro, nonostante ci fossero delle proposte più che dignitose, anzi delle proposte eccellenti, l'abbassamento delle tasse sulle piccole imprese prendendo i soldi dai concessionari del gioco d'azzardo, l'abbassamento delle tasse anche su tutte le imprese italiane prendendo i soldi dai concessionari delle autostrade che non pagano nulla in questo paese, per non parlare dell'abolizione della riforma Fornero che manda le persone in pensione a 67 anni con alcune categorie che sono anche lavoratori usuranti, i vigili del fuoco vanno in pensione a 67 anni, quindi a 66 anni un vigile del fuoco è ancora sul campo, quando dovrebbe stare in pensione almeno da quando aveva 60 anni. Lo stesso vale per gli operai edili, persone che a 66 anni sono sull'impalcatura a 40 metri, a 40 gradi di temperatura sotto al sole, è inaccettabile. Tutte queste proposte il partito di Matteo Renzi ce le ha sempre bocciate. Quindi so benissimo che noi non siamo una forza politica del no, ma siamo additati come tali perché una delle prime cose che faremo quando andremo al governo dell'Italia sarà riorganizzare la TV pubblica, che oggi è una lottizzazione dei partiti. È un posto dove i partiti si distribuiscono un po' di amici, clientele e loro accoliti. Ed è chiaro che non è una TV pubblica libera. E da tradizione avete sempre accusato la stampa di essere a voi avversa, tesi ribadita da Grillo in una recente intervista alla TV greca. Ma possibile non vi sentiate quantomeno tutelati da alcuna testata, per esempio il Fatto Quotidiano dei Travaglio, Scanzi e Padellaro? Io non voglio che il Movimento 5 Stelle si senta tutelato da qualche testata, io voglio vedere le testate che parlano di problemi del paese in maniera oggettiva. Il meccanismo dovrebbe essere, questo è il problema, ve lo spieghiamo, questo è il parere dell'uno, forza politica, questo è il parere dell'altra forza politica, questa è la soluzione che la scienza o che oggettivamente si può applicare. Invece non è questo il meccanismo dei media italiani. Il meccanismo dei media italiani sui problemi è così, se vi pare. C'è un bicchiere, per una forza politica è rossa, per una forza politica è nero, ma alla fine nessuno ci dice se quel bicchiere è rosso, nero o bianco. E questo è un meccanismo devastante che incide anche sui meccanismi elettorali e sul consenso elettorale. Di Maio, dovesse cadere il governo, è pronto ad essere il Presidente del Consiglio? E se sì, qual è la prima cosa che farebbe? Tutti si sono concentrati in questo momento sul fatto di chi debba fare il Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle. È una cosa positiva perché significa che finalmente ci abbiamo messo poco, siamo riusciti a trasmettere l'idea che il Movimento 5 Stelle possa governare l'Italia. Una cosa che nessuno credeva fino a poco tempo fa. Ma detto questo, non credo che sia questo il momento di concentrarsi sul chi, ma sul cosa. E quindi rispondo alla sua domanda dicendole che non abbiamo bisogno adesso di individuare il futuro candidato premier, che sia io o che sia un altro. Lo individueremo prima delle elezioni, lo presenteremo ai cittadini italiani insieme a tutti i ministri del governo del Movimento 5 Stelle. Quindi i cittadini italiani sapranno prima delle elezioni chi sarà il loro Presidente del Consiglio e chi saranno i loro ministri. Così da non ritrovarci in quelle situazioni imbarazzanti degli ultimi 4 anni in cui i cittadini votavano PD con il candidato Bersani e poi si ritrovavano Letta e Matteo Renzi che non aveva votato nessuno. Detto questo, il cosa è importante. Il primo atto che noi faremo è una legge che applica a tutti i politici italiani il trattamento che già
si applica ai politici del Movimento 5 Stelle. Oggi in Italia noi siamo l'unica forza politica che decurta, taglia oltre metà dello stipendio dei propri parlamentari, consiglieri regionali e sindaci, con quei soldi fa partire nuove imprese e nuovi posti di lavoro. Solo a giugno sono 2.000 le imprese partite, nate o aggiornatesi attraverso i soldi dei nostri stipendi. Se noi applichiamo questa regola a tutti i politici italiani, oggi, dopo 2 anni, 130 parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno restituito 10 milioni di euro di stipendi. Se applichiamo quella legge a tutti i politici italiani come primo atto, ricaviamo 6-7 miliardi di euro con i quali abbassiamo le tasse alle imprese e quindi gli permettiamo di assumere nuove persone. Dopodiché ci dedichiamo al reddito di cittadinanza, che significa che in Italia non è pensabile che abbiamo 9 milioni di persone povere e queste 9 milioni di persone le possiamo tutte reinserire nel lavoro dall'oggi al domani. Le dobbiamo prima formare, dobbiamo cercare il lavoro che serve allo Stato in quel momento e gli si propone il lavoro. Mentre le formiamo, gli diamo un reddito di cittadinanza. Un'ultima domanda. L'abbiamo vista su Facebook, ripreso in treno in un video amatoriale. La gente continua a essere stupita dei vostri cliché da normali cittadini. Come vive un giovane come lei la celebrità politica? Non la ritengo una celebrità, c'è una grande ammirazione e io di questo non smetto mai di ringraziare i cittadini per questo, perché credo che questo affetto che ci dimostrano è il vero motore di quello che facciamo ogni giorno e che cerchiamo di fare il meglio possibile. Però i cittadini la devono smettere di meravigliarsi di vedere me, che sono vicepresidente della Camera, che prendo il treno. La devono smettere di fare le fotografie a me, che prendo il treno normalmente. Devono cominciare a fotografare tutti quei politici che girano con la scorta e non ne hanno bisogno, che girano con le auto blu, e li devono sbattere online e far vedere ai cittadini qual è la cosa sbagliata, non qual è la cosa giusta. La cosa normale siamo noi. Io prendo il treno la mattina e da Napoli vengo a Roma, poi prendo la metro o un taxi e vado alla Camera dei Deputati. Chi deve essere ripreso e, scusatemi il termine, sputtanato sono quelli che oggi ci costano 1 miliardo di euro in auto blu e ci costano qualcosa come 1 miliardo di euro e mezzo per scorte e tutele di cui non hanno bisogno. Ormai la scorta per i politici italiani è diventata uno status symbol, pochissimi ne hanno bisogno, troppi la utilizzano impropriamente.